Partita. Buon pomeriggio a tutti e ringraziamo subito gli assessori, il sindaco e l'ufficio tecnico con le architette Verratti e Conte che ci aiuteranno in questa commissione. E io, se volete, possiamo incominciare subito, visto che l'ordine del giorno è stato richiesto, ho bisogno di risposte alternative per Granarolo e prima Granarolo sui nostri giochi pubblici del comune, insomma. E possiamo iniziare con i primi quesiti e faccio gestire, insomma, domande e risposte dalle dottoresse, se vogliono. O vogliamo seguire punto per punto? Come volete voi. Probabilmente è meglio a domanda risposta perché. Ok, volete che leggo le domande, i vari punti e poi rispondete? Vedi, lascio la parola al consigliere Minissale, visto che ha alzato la mano. Grazie Presidente, inizio io Buonasera. così perlomeno iniziamo questa commissione. Io partirei subito a chiedere. Dico già direttamente come mai manca il numero di matricola applicato su ogni gioco. Questo non ho fatto io il giro di tutti i giochi, ma c'è stato un cittadino che ha girato i parchi e ha fatto dei video indicando appunto questa mancanza di questa matricola. Chiediamo a questo punto come mai i giochi non hanno una matricola. Prego, ufficio tecnico, ok. Rispondo direttamente, Sì. buonasera a tutti intanto. E, allora, in realtà i giochi ovviamente appena posizionati hanno tutti il numero di matricola. Probabilmente quelli nei quali non è stato individuato questo numero sono giochi, presumo, datati. Per i quali ovviamente con l'andare del tempo questo numero si è staccato e per i quali non sempre comunque poi semplice recuperarlo dall'azienda fornitrice del gioco. Architetto, io posso prendere in considerazione quello che lei dice, ma era evidente che i giochi erano alcuni nuovi, alcuni probabilmente erano già installati da tempo, erano giochi in buone condizioni. Quindi, visto che noi abbiamo un'impresa, un'azienda che fa dei controlli e la paghiamo, se quest'impresa si accorge che mancano le matricole, in qualche maniera deve comunque, se per legge vanno messe, secondo me dovrebbe reinstallare, metterle, insomma, cercare in tutti i modi di. Io le dico subito che in tutti i video, e ha fatto quasi video di tutti i parchi, non c'è una matricola. E quindi adesso le aggiungo anche un'altra cosa. Su ogni gioco non c'è applicato neanche un bollino, diciamo dove c'è una dove è stata eseguita la visita ispettiva, cioè neanche quello. In realtà le aggiungo anche che la segnalazione di questo cittadino, che probabilmente si sarà letto, avrà letto le normative, mancano anche diciamo le segnalazioni di che età possono, a che età possono essere usate quei determinati giochi. Quindi manca di tutto, ecco, manca tutte le normative che dovrebbero, diciamo, aiutare i cittadini a capire se il gioco è stato è o meno a norma, diciamo, per essere usato dai propri figli, nipoti, eccetera. Posso rispondere? Allora, l'obbligato tutto quello che è obbligatorio, la ditta che ci fa le manutenzioni lo esegue. L'etichetta, la targhetta identificativa del gioco deve essere fornita e installata dal produttore del gioco. Quindi la ditta che ci fa manutenzione, verifica e manutenzione ordinaria sui giochi non è tenuta ad apporre l'etichetta o la targhetta identificativa del gioco, se
se non è un gioco da loro prodotto. Quindi comunque andrebbe richiesto alla ditta produttrice del gioco stesso, che non sempre riesce a recuperarla se, come dicevo prima, è un gioco datato. Non c'è l'obbligatorietà di mettere a porre sulla struttura ludica dichiarazione dell'avvenuto controllo, quindi un qualunque diciamo bollino adesivo che identifichi e che certifichi il controllo. Noi abbiamo un report depositato dalla ditta periodico, diciamo l'obbligo è una volta all'anno e lo conserviamo con tutte le prescrizioni e le indicazioni che ci vengono date. Ma non c'è un'obbligatorietà di apporre questo simbolo o questa verifica sul gioco stesso. Quindi cioè la normativa alla quale fa riferimento questo eventuale cittadino, non so quale possa essere. Mamma. Prego, consigliere Minissale. Mamma. È stato il sindaco a chiedere la parola prima di me, presidente, quindi chiedo al sindaco se posso... Chiedo scuse che non vedo il simbolino, allora, scusi sindaco. Allora, prima il sindaco e poi prego, consigliere. No, la mia domanda era una domanda al consigliere Minissale, se ritiene che la ditta che ha installato i giochi non abbia rispettato le norme di legge previste. Guardi, sindaco, io non sarei qui a rispondere alle sue domande, le domande le dovrei fare io, perché sono io a chiedere se è o no diciamo a norma o se ci sono delle regole su quei giochi. La dottoressa Veratti ha risposto, ha detto che non ci sono obblighi per mettere queste, io ne prendo atto, quindi non so se che cosa... dovrei dire oltre, insomma, che risposte le posso dare? Non sono il tecnico, sono soltanto un commissario che chiede spiegazioni. Prego, signor sindaco. Bene, grazie, mi fa piacere che abbia preso atto delle dichiarazioni che ha fatto l'ufficio tecnico sulla non obbligatorietà di quanto veniva prima affermato. Grazie. Prego, consigliere. Presidente, se posso, continuo magari su queste domande. La dottoressa ha parlato di report annuali. Dico bene, dottoressa, report annuali. Cioè, io ho fatto una cessa agli atti, a me risultano, sono arrivati 4 report. Ora, questi 4 report non hanno indicazioni, non hanno le date di quando sono stati effettuare, cioè un report 1, report 2, però non ci sono le date. Quindi lei sta dicendo che i controlli questa azienda li fa una volta l'anno. Prendo atto anche di questo. Allora, la prossima domanda, se posso, presidente, visto che sui report ha risposto prima ancora che facessi la domanda, quando un gioco è segnalato dai report come non conforme, entro quanto tempo devono essere risolte le non conformità segnalate dalla visita ispettiva? Interrompo solo un attimo. Consigliere Di Vincenzo aveva una domanda legata a quello che è stato detto prima? O possiamo aspettare una risposta? Sì, no, gliela pongo subito perché in modo da dare la possibilità all'ufficio tecnico eventualmente di poter rispondere in modo cumulativo, perché il consigliere Minissale giustamente ha fatto una considerazione presa dalla quanto riferito, quindi che i report sono stati seguiti una volta all'anno, quindi come diceva il consigliere Minissale, 4 report che sono stati inviati significa che sono passati 4 anni dal primo e quarto report. Quindi parliamo che siamo nel 2023-2019, appena si è insediata questa giunta, più o meno. Quindi mi piacerebbe un attimino capire la data, se possibile,
del primo report e con poi con quanta cadenza, se sono stati 12 mesi o una volta all'interno dell'anno, quindi non c'era il mese predefinito. E mi ricollego alla risposta che ha dato sempre l'architetto, giusto per rendermi conto, se veniva fatto un report, voi come report, la verifica che dovrebbe fare l'amministrazione comunale, quindi perché noi se appaltiamo a qualche ditta dobbiamo dare, presumo che faremo le nostre verifiche. Quindi l'amministrazione comunale come ha fatto a verificare che la ditta incaricata ha eseguito su tutti i giochi la verifica, quindi di fatto ha proceduto a questa verifica, se non ha lasciato per esempio un bollino, un qualcosa identificativo, perché io ho visto un report dove ci sono tutte le giostre, quindi da uno a arrivare all'ultimo gioco all'interno del territorio comunale. Ma voi poi avete accertato anche facendo dei controlli a campione, i controlli di qualità, se quel gioco, così gioco per esempio 63, era stato effettivamente, corrispondeva a quello che ha riportato l'azienda? Noi abbiamo verificato come amministrazione quanto detto. Grazie. Allora, i report che vi sono stati consegnati nell'accesso agli atti fatto nel 2022 riportavano nella cronologia del report visita ispettiva un numero progressivo 1, 2, 3 e 4 anno 2022, ciò vuol dire che 1 corrisponde alla prima visita ispettiva dell'anno 2022, 2 alla seconda visita ispettiva dell'anno 2022, 3 terza visita ispettiva anno 2022 e così via. Come dicevo prima, l'obbligatorietà è una volta all'anno. Da contratto che noi abbiamo esagerato e ne facciamo 4, quindi la quella annuale obbligatoria più altre 3 visite che servono prevalentemente per, diciamo, avere una verifica di quello che è la conservazione dei giochi ed effettuare quella manutenzione ordinaria che è nell'ambito di questo contratto. Loro ci propongono tutte le volte comunque un report con una documentazione fotografica. Ovviamente se noi riscontriamo qualcosa di anomalo, nel caso andiamo a verificare. Però, diciamo, è tutto collegato e a noi abbiamo un portale dedicato dove vengono inserite questi report e le eventuali documentazioni fotografiche attestanti le visite fatte. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Quindi, giusto per 1, 2, 3, 4 non corrisponde alle visite obbligatorie, ma corrisponde solo esclusivamente all'anno 2022. Giusto, ho capito bene questo passaggio. Quindi i dati forniti non ci danno contezza, per esempio, dei giochi che come erano nel 2021, 2020, 2019. Abbiamo dei report o in che data allora si è incominciato a fare questa verifica? Gentilmente, avendo fatto l'accesso agli atti il consigliere Minissale, avendo condiviso con me determinati punti, vorrei capire quando è iniziata questa verifica sui giochi e quindi... Se gentilmente, quindi no, chiedo in commissione oppure formalizzeremo se dobbiamo presentare un accesso agli atti per avere i dati completi e l'anno, quindi di inizio verifica e tutti i report. Grazie. L'appalto in essere è iniziato nel febbraio 2022 con la ditta Sarva. Quindi e i report comprendono quella obbligatoria e le 3 aggiuntive previste dal capitolato. Grazie.
chiedo al consigliere Minissale perché credo che non sia comunque stata data risposta alla sua ultima domanda. Sì, Presidente, però intanto io a me non sembra che ci sia stata risposta al consigliere Vincenzo, perché il consigliere Vincenzo chiedeva le date di quando sono stati effettuati i report. Adesso abbiamo capito che nell'anno 2022 sono stati fatti 4 report. Io credo di aver inteso che il consigliere Di Vincenzo chiedeva quando, sono 4, ma quando sono stati fatti, perché dal primo report al quarto report, report ci sarà stato un percorso, no? Che poi si lega anche alla mia domanda che ho fatto prima. Se è possibile, perché voglio dire, non è il caso di andare a fare un accesso agli atti per vedere in quale data sono stati fatti, insomma, queste visite ispettive. Allora, ve le elenco. La prima visita ispettiva è stata fatta il 3 febbraio 2022, la seconda il 19 maggio 2022, la terza il 2 agosto 2022, e la quarta dell'anno 2022 il 17 novembre. Dopodiché è stata fatta una nuova visita ispettiva per il 2023 il 20 febbraio. Ecco, a questo punto io poi non so se devo ripetere la domanda che ho fatto pochi minuti fa. Chiedevo appunto, nei momenti che vengono fuori i report, vengono fuori ovviamente, segnalano dei giochi non conformi, entro quanto tempo devono essere risolti, insomma, le non conformità? Perché già dal primo report a me risultano moltissimi giochi non conformi e alcuni addirittura anche da eliminare. Quindi vorrei capire come mai da febbraio a novembre quasi, credo che insomma, anzi forse anche dopo, sono stati sostituiti, cambiati e sistemati. Allora, i gradi di conformità sono diversi e quindi già per ogni grado di difformità, scusatemi, ci sono magari valutazioni di intervento diversi. Non c'è un obbligo di tempistica da rispettare nell'intervento. Nell'appalto però, per condizioni di gravità di uno stato di conservazione di un gioco verificato dalla ditta aggiudicataria di questo appalto, loro stessi hanno l'obbligo di transennare nell'immediato un gioco. Quindi diciamo che partiamo dal momento in cui c'è una gravità rilevata e quindi un immediato chiusura del gioco da parte della ditta. Nel momento in cui invece ci vengono indicati all'interno dei report le varie gravità o non conformità, decidiamo con la ditta stessa quali possono essere i tipi di intervento o addirittura loro stessi ce li indicano. E l'amministrazione ovviamente nell'ambito della programmazione annuale di interventi di manutenzione decide poi su quali intervenire anche ovviamente in base alle disponibilità in quel momento economiche dell'ente. Ma sicuramente nel momento in cui c'è una gravità conclamata il gioco viene immediatamente chiuso dalla ditta, ha questo obbligo. Architetto, lei sa dire alla Commissione quanti giochi sono stati transennati e quando? In questo momento non me li ricordo tutti. Mi deve scusare, ma la mia memoria non è così precisa. Perciò mi dice che ce ne sono stati transennati, mi sta dicendo. Ce ne sono stati transennati, penso che ce ne siano attualmente 2 transennati e ce ne sono stati di rimossi. E sostituiti. Lei può farci avere i tempi, la data di quando sono stati transennati questi giochi, quali giochi?
Riesco a dirle quando abbiamo rimosso i giochi e sostituiti, sicuramente. Non transennati, però. Transennati, direi che il giorno esatto, no, le posso dire indicativamente il periodo. Ma lei mi sta dicendo che la ditta ha l'obbligo di transennare se eventualmente un gioco non è, diciamo, conforme? Se risulta pericoloso. Le non conformità che loro ci indicano nei report sono delle indicazioni che loro ci danno. Cioè, quindi il non conforme non obbliga di transennarlo. Esattamente. Quando è pericoloso. Quando è pericoloso, quando la ditta in fase di verifica periodica rileva un gioco pericoloso, ha l'obbligo di transennarlo. Grazie. Prego. Consigliere Di Vincenzo, prego. Grazie Presidente. Volevo un attimino capire con l'architetto, perché allora, se la visita ispettiva ci dà un'indicazione di come sta il gioco, quindi da conforme, non conforme, parzialmente, comunque riparabile, o eventualmente ci dice che dovrebbe essere rimosso. Ora, nel report che ho visto, c'erano due giochi che sono rimasti, almeno per Granarolo, non vado nelle altre frazioni. Per esempio, l'arrampicata segnalato con numero 99 risultava, per esempio, non conforme alla prima visita ispettiva, quindi del 3 febbraio. E alla quarta visita ispettiva, quindi, diceva essere non conforme e consigliava la rimozione. Allora, vorrei un attimo capire, quando si consigliava la rimozione, che pericolo c'era? Perché io personalmente non è che vado tutti i giorni al parco, non è che mi metto a osservare di tutto e di più, però tra il 3 febbraio e il 17 novembre c'è di mezzo la primavera e l'estate, quindi il parco viene da sé che è stato utilizzato. Questo gioco, che visto che ho due figli non grandi, ma nemmeno piccolini, ho frequentato il parco, io questo gioco recintato non l'ho visto. Se si consiglia la rimozione, posso pensare che sia pericoloso, o comunque altamente pericoloso, se non si consiglia la rimozione, come l'albero dice pericolo di caduta, va tolto immediatamente. Se il gioco è stato utilizzato e abbiamo un primo report del 3 febbraio e al quarto del 17 novembre, nel lasso di 9 mesi, è ancora lì, una domanda me la pongo: il gioco era pericoloso o non era pericoloso? E perché risultava e si consigliava la rimozione? E soprattutto perché non è stato interdetto l'utilizzo per tutti i mesi, proprio interdetto, che i bambini, mi dispiace per loro, ma l'incolumità pubblica è più importante di un pianto. Grazie. Rispondo come prima: se doveva essere interdetto lo avrebbe fatto subito la ditta. Nel momento in cui non viene fatto, è vero, si consiglia la rimozione, ma evidentemente ci sono state rilevate delle condizioni tali che non mettono in pericolo la salute degli utenti, altrimenti lo avrebbe chiuso direttamente la ditta. Dopodiché, nel momento in cui ci viene individuato, indicato un gioco con quelle caratteristiche, ne prendiamo atto, richiediamo i preventivi e andiamo nella direzione di sostituirlo, giusto appunto per non impedire comunque l'utilizzo di giochi che non mettono in pericolo la salute e l'integrità degli utenti. Guardi, mi permette di sentire, però se non è conforme si consiglia la rimozione e quant'altro, io penso che una ditta specializzata con dei professionisti, se consiglia la rimozione, hanno identificato un problema in quel gioco. Non me ne voglia, so che non è la sua responsabilità, ma
se si consiglia, se noi troviamo la casa pericolante, dice sì, mi hanno consigliato di abbatterla, però poi aspettiamo che cade con qualcuno dentro. No, così, questo mi viene da pensare. Se il gioco si consiglia rimozione, è stato identificato qualche cosa. Nel report io ho letto solo non conforme si consiglia rimozione, ma non era conforme per cosa però? A quel punto avete una relazione di quei giochi del perché non è conforme e perché si consiglia la rimozione? Era malorato, era perché era, non è più rispondente alle normative del 2023, perché era un gioco, faccio un esempio per dire una data, dell'88, o perché il legno o la struttura che reggeva quel gioco era malorata e quindi si consigliava la rimozione? Che a questo punto vorrei capire di che cosa stiamo parlando. Grazie, mi scuso col consigliere ministrale se l'ho anticipato con la mano alzata. No, in realtà, scusa se posso intervenire, Presidente, soltanto perché rientra in quello che aveva chiesto anche il consigliere Di Vincenzo. In realtà è ben chiaro, in realtà, nel report di quello che stiamo parlando. L'arrampicata parla così, pannelli rovinati e con marcescenza. Travetto, spalliera, marcio, pavimentazione sporca da muschio. Ma il travetto, spalliera, marcio, a me, voglio dire, mi fa pensare che va tolto subito e non solo transennato, perché transennato è una cosa, però se mettiamo quella striscia bianca e rossa attorno, i bambini, i ragazzi ci possono andare lo stesso. Cioè, transennato, io intendo transennare. Io dei giochi transennati non credo di averne visti tanti, però a questo punto faccio una domanda: ma se si fa male un ragazzino, va bene, chi ne paga le conseguenze? Perché noi abbiamo una ditta che la paghiamo per fare le ispezioni e probabilmente anche per risolverle, però noi abbiamo un report dove all'inizio anno mi segnala questa secondo me questo gioco da eliminare, e poi a fine anno, ovviamente dopo quasi una decina di mesi, ancora c'è questo gioco segnalato, transennato, non transennato. Ma a questo punto io dico, se un gioco è così, se la roba marcia, va tolto prima possibile, se no è inutile che facciamo le ispezioni in attesa di... Signor Sindaco, prego. Mi pare evidente che se la ditta ha scritto consigliata la rimozione, ha valutato che è opportuno nel tempo prevedere la rimozione. Non è consigliata, Sindaco. Mi scusi, non è consigliata. Glielo dico perché ho il report davanti. Non è consigliata. È scritto così, glielo dico. Rimozione attrezzatura. Punto. Non c'è altro. Questo nel mese di novembre. No, questo nel mese di... il numero uno mi è stato detto che è febbraio, marzo, no, febbraio, il 3 febbraio. Quindi... Chiedo all'ufficio tecnico di precisare un attimo questa cosa. Ogni caso, voglio dire, la ditta ha la responsabilità degli atti che assume. E quindi, come tale, se ritiene che il gioco sia un gioco pericoloso, lo transenna o sottopone la rimozione immediata. Di fronte al fatto che non c'è stata la richiesta di rimozione immediata, ovviamente la ditta ha ritenuto che non fosse necessario fare un intervento così tempestivo da questo punto di vista. È da mettere in pista la rimozione, la sostituzione, come normalmente avviene, perché lo stato di consumo e di uso di quella struttura è uno stadio che chiaramente col tempo si aggrava e aggrava la propria situazione. Ma questo è un fattore abbastanza normale nell'ambito dei giochi che sono all'aperto e che hanno un livello di deterioramento che chiaramente si inasprisce nel corso del tempo. Tant'è che quando ci sono stati dei giochi
che erano pericolosi sono stati transennati, sono stati, e inibiti all'utilizzo. C'è la transennatura? Ci sono dei bambini che ci vanno sopra? Cioè, non è che noi possiamo farci nulla da questo punto di vista. Se c'è la transennatura e se c'è un evidente sistema di protezione sotto questo profilo. Poi, chiaro che quello che succede può succedere di tutto. È evidente che se un gioco ha delle palesi situazioni di pericolo, su quel gioco si interviene subito, si interviene non solo con la transenatura, ma anche con un intervento di rimozione o un intervento di rimozione di quelle parti che lo rendono particolarmente pericoloso, come è stato in alcuni giochi in questo senso. Però Sindaco, io non sono affatto d'accordo con quello che lei dice, assolutamente, perché le leggo ancora un altro gioco, arrampicata esagonale, struttura non stabile, pali marci a terra, rete marcia, manca la fune, manca telai con ruggine, pavimentazione usurata, rimozione attrezzatura che non viene rimossa, che non viene rimossa, questo è nel primo report. Quindi se un bambino si fa male, e io che sono il sindaco di quel paese e ho la responsabilità, va bene, evito, dico all'impresa che fa quei lavori, se c'è un gioco che è pericoloso, perché in questo caso se c'è una trave marcia è pericoloso, io non lo transenno, io dico all'azienda di toglierlo quel gioco, sostituirlo, toglierlo, non aspetto che qualcuno, anche se dice vabbè, transennato, se si va a far male è colpa sua, no, non è così che si può ragionare. Se sappiamo che quella situazione ha un qualche pericolo, noi la dobbiamo eliminare e non dobbiamo aspettare che ci sia un bambino, abbiamo a che fare sempre di giochi dei bambini, cioè che un bambino, insomma, incuriosito, anche se c'è la transenna, ma non c'erano le transenne, ovviamente, ci va a giocare, va a toccare, va attorno, ecco, tutto lì. Perciò non sono affatto d'accordo con le sue, diciamo, spiegazioni. Io ho finito, Proviamo ad andare avanti con gli altri punti. Se riguardano i giochi, Presidente, i punti li abbiamo toccati tutti. Li abbiamo toccati tutti. Sì. Perfetto, direi di sì. A meno che non ci sia qualcuno che deve fare qualche altra domanda. Io però le mie le ho finite. Mi sembra che nessuno abbia altre domande. No. Presidente. Io oltre alle domande per i parchi non ho altre domande. C'era in realtà un'integrazione, è arrivata un'integrazione, che no. Approvazione della convenzione per l'esercizio dei servizi aggiuntivi di TPL, vi risultano? No. Mi è arrivata un'integrazione all'ordine del giorno commissione consigliare del 28 marzo. La convenzione che va in consiglio comunale domani sera, che sono sostanzialmente il rinnovo delle convenzioni in essere con TIPER per quanto riguarda i servizi aggiuntivi che paga l'amministrazione comunale sul territorio, quindi allungamenti di corse, corse Bravi. Scolastiche, il pronto bus con i servizi di supporto alla struttura. Però, sindaco, scusi, io ho ovviamente qua a parte, diciamo, ho una come oggetto sempre della commissione consigliare del 28, perciò di oggi, ho un'integrazione, probabilmente a me è arrivata, non so se è arrivata anche agli altri,
a me arrivata, e a seguito della convocazione inviata lo scorso 10 marzo, probabilmente si trasmette integrazione all'ordine del giorno che sarà materia di trattazione della seconda consiglia del prossimo 29 marzo, però viene mandata per essere discussa in commissione. Se lei mi dice che non deve essere discussa, ne prendo atto, ma io ho la convocazione. Qual è la data, per favore? La data è del... Allora, no, le chiedo, sta parlando con me? Sto parlando con lei, sto parlando con no, sto parlando con me, io non le ho detto che non deve essere discussa. Io le ah ho no, no, va bene. Gli argomenti di quel punto lì, che sono l'oggetto che è in consiglio comunale, penso, presumo. Nessuno. Sì, certo, verrà votato in consiglio comunale, però a me è arrivata come punto dell'ordine del giorno di oggi. Nella commissione. Non posso dire perché non... Io chiedo alla presidente. Chiedo agli altri commissari perché a me personalmente non è arrivata. Chiedo a Di Vincenzo e a Giuffredi. Ho la mail aperta, se mi dà un attimo la data, perché potrebbe essermi sfuggita a questo punto. Allora, la data 17 marzo e il protocollo è 50-75. Controllo anch'io adesso. Io ho controllato anche oggi, non l'ho proprio, o l'ho persa anch'io. Io posso dirvi che, avendo chiesto oggi alla segreteria di essere aggiornato su quelle che erano le convocazioni, io l'ho ricevuta. 17 marzo alle 12:23 io l'ho ricevuta. È arrivato, l'ho visto adesso. Protocollo 50-75, indirizzato a Giuffredi Davide, Vincenzo Matteo, sì. Ministro Giuseppe Sparacino. Sì, sì, sì. Ci sono tutti. Nulla di fatto, c'è il sindaco. Sì, è arrivata. Chiedo scusa. L'avevo persa anch'io. Nessun problema. Valentina, la vuoi illustrare tu la convenzione? Sono gli atti comunque che vanno in consiglio domani sera e sostanzialmente la riproposizione di tutte quelle che sono le attuali convenzioni in essere con TIPER e che andiamo a riconfermare tal quali, quindi in tutte quelle che sono la parte di attività che non sono già coperte dalle precedenti convenzioni che normalmente vengono stipulate nel mese di settembre, insomma, normalmente. Voglio fare pronto bus di pianura per il potenziamento delle linee 431, 93, 88, 455, 456, 442, 432 e per la regolazione della relativa contribuzione locale. Anni 2003, 2024, 2025. Esattamente. L'ordine del giorno. Se potete dirci qualcosa, poi se no, sindaco, eventualmente domani, magari quando si deve trattare questo, magari ci dite qualcosa anche in consiglio, non è un problema questo. Certo. Come volete, io non mi ero preparata perché effettivamente non l'ho vista, ecco, però sì, è in sintesi quello che... vi diceva il sindaco, quindi la conferma di quella che è una convenzione scaduta a fine 2022 per l'attivazione di questi servizi promossi da TIPER a servizio appunto della cittadinanza. Quindi confermo esattamente un po' quello che vi ha anticipato il sindaco. Quindi per i prossimi tre anni, 2023, 2024 e 2025. Consigliere Di Vincenzo. Grazie Presidente. Volevo chiedere giusto una delucidazione, perché nel frattempo, scusandomi di non averla vista prima, ho aperto gli allegati adesso e quindi mentre che il sindaco e l'architetto parlavano ho cercato di dare una... di cogliere la parte saliente della convenzione. Quindi volevo solo chiedere una piccola delucidazione. Sento che a suo tempo
fu anche oggetto di mia interrogazione su quanto riguardava gli autobus potenziamento. Chiedo solo una delucidazione. Il costo che noi vediamo in questa convenzione è uguale, minore o maggiore di quelle che abbiamo già visto nelle precedenti? Perché non ho i file della prima convenzione che fu oggetto anche di un nostro interessamento. Quindi solo se si può, se voi avete gli strumenti per poterci dare questo raffronto. Poi la convenzione l'approfondirò tra oggi e domani, la leggerò più approfonditamente, però vedevo una serie di importi per alcuni costi, più oltre a tutti gli orari che vengono messi e quant'altro, e capire se c'era stato un aumento rispetto al 2022, perché vedevo l'anno 2023 357.986,98, l'anno 2024 stesso importo alla virgola, 2025 stesso importo alla virgola. Allora, se c'è la possibilità di sapere 2022-2021, se più o meno comunque manteniamo su quei costi che avevamo iniziali, o anche questa tipologia di convenzione ha subito dei rincari, come ha subito, diciamo, il 99% di tutto quello che ci gira intorno. Grazie. Ci sono gli adeguamenti, mi pare, Valentina, gli adeguamenti Istat che sono previsti dalle norme, una rimodulazione di quello che è il servizio, e la convenzione prevede nel tempo degli adeguamenti che sono chiaramente quelli previsti dall'indice inflazionistico, insomma, sostanzialmente. Assessore Pasquali, prego. Sì, se vuole posso dare una risposta puntuale sui valori del 2022, visto che avevo fatto uno studio a quel proposito. Allora, per il potenziamento della linea 88, il 2022 ha comportato un costo di 33.588. Nella nuova convenzione, se lei vede, questo costo diventa, adesso lo sto recuperando, 34.763, quindi di fatto viene confermato lo stesso valore, c'è un aumento nell'ordine di qualche centinaio di euro. Per quanto riguarda il pronto bus, il discorso è più complicato perché, come vedrà nella documentazione fornita, il calcolo del costo del pronto bus è riferito a diverse tipologie in base alla percorrenza. Quindi c'è una quota fissa, che è la cosiddetta quota minima, che per il nostro comune corrisponde a 21.479 euro, e poi una quota riferita al 70% della percorrenza stimata e una riferita al 100%. In pratica il costo sostenuto nel 2022 è stato di 28.229 euro, che quindi corrisponde a una percorrenza del 70%, che viene praticamente riconfermata. Se vede, la percorrenza del 70% è esattamente 28.000 euro. Quindi diciamo che per entrambe le voci i valori sono pressoché analoghi a quelli del 2022. È evidente che se dovessimo nel corso del 2023 avere una percorrenza del 100% per la componente pronto bus, il costo verrebbe incrementato di conseguenza. Non ho i dati del 2021. Grazie, assessore. Prego. Ok. Questo è il terzo punto all'ordine del giorno, le varie ed eventuali. Credo che ci sia un'altra varia ed eventuale. Per il consigliere, esatto. Sì, salve. Grazie Presidente. Niente, io semplicemente voglio riportare una segnalazione che
arriva a me puntualmente più volte da una persona in particolare, ma comunque da anche altri cittadini. Il collegamento che c'è in Via del Mulino, che adesso ha una segnaletica di tipo solo ciclabile, è in realtà utilizzata, il pezzo di collegamento, insomma, dalla rotonda dove c'è la mucca a quello di Via Passerotta e poi dopo la ciclopedonale che arriva poi a Quarto. Quel tratto lì, a differenza della ciclopedonale appunto di Granarolo Quarto, è solo ciclabile da segnaletica. Volevo sapere se è in previsione un adeguamento, come è stato fatto di recente anche appunto tra il tratto Granarolo Quarto, in spazio ciclopedonale, come di fatto sostanzialmente viene utilizzato tutti i giorni dalle persone. Chiedo all'ufficio tecnico. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che siano stati fatti i lavori in questi giorni proprio. Sì, confermo, sindaco, che venerdì, se non sbaglio, abbiamo provveduto a modificare la segnaletica e ovviamente conseguentemente insomma, la segnaletica verticale, poi principalmente perché quella orizzontale era già adeguata, recependo anche queste segnalazioni, ma comunque nell'ambito della revisione delle ciclabili anche realizzate, in particolare anche visto quella che va a Quarto, quindi nella revisione della biciplan metropolitana abbiamo adeguato anche questa segnaletica, quindi è fruibile indistintamente da ciclisti e pedoni. Grazie mille. Prego. Abbiamo quindi trattato tutti i punti? Ho perso qualcos'altro? No, Presidente, abbiamo trattato tutto. Ok. Quindi direi che a questo punto possiamo chiudere la commissione. Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare l'ufficio tecnico, il sindaco e l'assessore. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Buonasera.